Come associazione Amico Sport avevamo un sogno che si sta realizzando e grazie al contributo di un donatore privato, il signor Mosconi di Torino, abbiamo acquistato un padiglione nella zona di San Rocco Castagnaretta dove faremo e stiamo appunto concludendo il primo lotto di ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi e appunto le attività dei nostri ragazzi verranno trasferite in questa sede. La cosa positiva appunto che noi stiamo cercando di realizzare con questo progetto è di una palestra inclusiva dove non soltanto ci saranno i ragazzi che potranno svolgere le loro attività, ma ci saranno realtà che verranno a contatto con i nostri ragazzi, ci sarà la possibilità di fare attività inclusiva dove lo sport unificato farà da padrone nelle nostre attività, dove soprattutto i nostri ragazzi si sentiranno coinvolti la gestione di questo padiglione. Cercheremo infatti di attivare attraverso cooperative sociali preposte delle borse lavoro o anche con i servizi inserimenti lavorativi. Quanto è cresciuta Amico Sport dalla sua fondazione oggi? È cresciuta tanto. Diciamo che ovviamente è come un seme. Uno semina e poi bisogna vedere se fa un buon raccolto, se cresce bene. E diciamo che grazie all'aiuto un po' di tutti, l'associazione dal 94 ad oggi ha avuto un grande sviluppo perché da 7-8 atleti a 120 atleti e una o due discipline a 14 discipline, con un numero diciamo di circa 35-40 tecnici che si occupano durante il periodo sportivo, cioè da ottobre a fine luglio, delle attività. I lavori sono iniziati il 1 settembre del 2017 e si svilupperanno in due fasi successive. Il primo lotto che prevede la ristrutturazione della parte più importante della struttura che è costituita dalla palestra e gli accessori direttamente usufruibili saranno gli spogliatoi attinenti all'attività appunto all'attività fisica che verrà svolta all'interno di questi spazi. Il primo lotto dovrebbe essere concluso nell'arco della primavera 2018. Il secondo lotto, che invece riguarda i locali dedicati a sale, polivalenti, uffici, verranno realizzati successivamente e si sta procedendo con una ricerca fondi.